Finisce 3-1 per la Fiorentina al derby di Firenze, un derby dal quale purtroppo dobbiamo dire peccato, peccato perché l'Empoli era passato in vantaggio anche meritatamente con Radetzky giocando un ottimo primo tempo. C'è però un momento X in questa gara, è l'infortunio di Benassere, sul quale onestamente a nostro avviso ci doveva anche essere un cartellino rosso e invece il cartellino è stato giallo. Da lì l'Empoli si è un po' smarrito, Capezzi non ha dato quell'aiuto che purtroppo avrebbe dovuto dare e la qualità di Benassere la conosciamo molto molto bene. La Fiorentina è rinvenuta, noi ci siamo un po' abbassati e purtroppo anche su errori difensivi che continuiamo a commettere i Viola si sono ritrovati avanti di 2 gol. Non eravamo fenomeni prima, non siamo certamente brocchi adesso, dispiace perché quando perdi il derby dispiace sempre, però l'Empoli ha un obiettivo, è quello della salvezza, quello dello scudetto e la strada comunque sembra sempre essere più quella giusta. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Del tecnico azzurro Beppe Iachini, allora mister, molta rabbia per la sconfitta, per l'infortunio di Benassere, cosa è successo nel secondo tempo? Ma guarda, il primo tempo la squadra ha fatto un ottimo primo tempo perché siamo venuti qua anche a giocare con personalità, abbiamo sbloccato la partita rischiando pochissimo, tenendo anche in mano, anche mettendo in difficoltà la Fiorentina con personalità e andando magari a sbagliare qualche situazione in uscita dove magari nell'ultimo passaggio, nel primo tempo avremmo potuto dare il là a fare il secondo gol anche in alcune, e chiudere, magari non chiudere ma portarci sul 2-0 noi. Dietro non abbiamo rischiato quasi nulla, poi abbiamo commesso l'ingenuità su un fallo laterale, abbiamo perso palla, di cui parliamo in Serie A, non ti puoi permettere di perdere un metro, di perdere una situazione, abbiamo perso su palla laterale, abbiamo preso il secondo gol su un taglio e dovevamo prestare più attenzione, è arrivato l'1-1, poi al secondo tempo volevamo ripartire in maniera giusta come abbiamo fatto il primo tempo, purtroppo abbiamo perso in mezzo a campo un ragazzo che per noi in questo momento ovviamente ci fa girare, ci lega il gioco, ci dà qualità, palleggio, posizione. E su un intervento che voglio dire è stato ripetuto, questo è in ospedale, adesso non so, aveva una gamba aperta e rischia la tibia e la frattura della tibia e quindi in quel momento abbiamo perso un ragazzo che per noi diventa importante e perderlo così con un giallo insomma mi rompe un po' le scatole sinceramente perché era una situazione sulla quale andava prestata un altro tipo di attenzione, da rimanere 10 contro 11 noi, un momento importante della partita, ho perso il giocatore e quindi è quello. Sul piano dell'appalleggio ci ha tolto qualcosa perché poi ci siamo un po' allargati, allungati, anche se c'è da dire la squadra ha lottato, ha cercato comunque di andare a costruire e di pervenire al pareggio e ci siamo andati vicini, purtroppo oggi nell'episodio non siamo stati così bravi nell'ultima lettura e soprattutto è stato bravissimo La Fonte sull'occasione migliore a fare una parata molto importante che ci avrebbe portato sul 2-2. Abbiamo purtroppo, non siamo riusciti a fare il 2-2, l'azione successiva è su un'imbucata centrale che non dovevamo prendere di posizione, abbiamo preso il 3-1 e lì la partita si è fatta ancora più difficile, i ragazzi fino in fondo hanno lottato, ha cercato beccando qualche ripartenza dove non dovevamo fare e quindi dovevamo prestare sempre attenzione in questo senso, ci siamo un po' allargati, però ecco, ci sono motivi per poter lavorare ancora, come dicevamo non eravamo scienziati prima e non siamo così scemi oggi, insomma lavoriamo sull'equilibrio, lavoriamo capendo e percependo quello che c'è stato di buono da questa partita e ancora continuando a battere il ferro sulle cose che sappiamo che è ovvio che in poche settimane non possiamo aver capito tutte, no capito, oppure quantomeno migliorate tutte, quindi ci dovremo battere ancora sopra e lavorarci. Tra queste mi dispiace tanto per i nostri tifosi perché volevamo regalargli una grande soddisfazione, l'interpretazione della partita lì è stata giusta per voler venire qui e far punti e voler andare a mettere in difficoltà la Fiorentina, l'abbiamo fatto sul piano della mentalità e dell'atteggiamento ma dovevamo prestare più attenzione su alcuni dettagli e purtroppo oggi non ci siamo riusciti appieno. Tra questi c'è da registrare qualcosa dietro perché insomma il secondo e il terzo gol in qualche modo li abbiamo fatti noi. Cose su cui lavoriamo e dobbiamo insistere, l'abbiamo detto, sul taglio, sulle situazioni di lettura da palla laterale, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare perché poi dobbiamo andare a prendere posizioni, sportellare di organizzazioni e di tattica individuale, te l'avevo detto ieri in fase di conferenza e quelle sono cose che l'avevo dette prima, c'è da lavorarci, c'è da migliorarle ed andarci a lavorare sopra, quindi con la continuità del lavoro sono convinto che avremo questi miglioramenti, poi qualche volta lo puoi pagare di più, qualche volta in Serie A lo puoi pagare di meno, però quella è la strada per poter migliorare, è solo quella del lavoro.
No, indubbiamente tu comunque hai visto una squadra coriacea, cattiva, a giocare e lottare, perché dalla tribuna, io penso che un po' il discorso Bennett abbia influito, dalla tribuna in alcuni momenti un po' di timidezza è apparsa, però ti vedo, è facile dalla tribuna, eh? Sì, certo che magari in qualche circostanza siamo stati un po' più magari timidi, no? Oh, ragazzi, contiamo le presenze dei nostri e degli altri della Serie A, è chiaro che questo già fa capire che quando andiamo in certi stadi dobbiamo alzare questo livello qui, perché quando si viene a giocare qua poi ci sono momenti della partita dove tu non devi subirli, soprattutto psicologicamente, no? E rinunciare a fare le nostre cose, quindi ci lavoreremo ancora, però è chiaro, dopo un mese di lavoro non potevo pensare di poter, abbia fatto già tanto rispetto a quello che immaginavo, però abbiamo ancora tanti margini di miglioramento come ho sempre detto, e su quelli io continuo a lavorarci, perché poi anche i ragazzi nell'errore, nella situazione, sanno riconoscere quello che gli è stato detto ed è successo, e quindi questo mi dà ancora più possibilità di farlo e di lavorarci con più forza, perché verificano quello che l'allenatore ha già preparato, ha già detto, e poi malauguratamente ti si verifica nella situazione di un campionato difficile come quello di Serie A, e noi non dobbiamo permetterlo. È lì il nostro gap di salto di qualità e di miglioramento, e dobbiamo farlo in fretta. Adesso, mister, rischiate di uscire con una sconfitta ma anche con un po' di cerotti, oltre a Bennasere c'è anche Antonelli che si è fatto male, come sta? Pasquale era in tribuna? Io preferisco che si fanno male gli altri, e quindi come sono fatto io, che non ci facciamo male noi, e quindi ci dobbiamo dare anche sotto questo aspetto una svegliata, però al di là di questo capitano infortuni di gioco, ma quello che mi fa più male è l'entrata su Bennasere, che insomma rischia la tibia, e con un cartellino giallo anche nel computo delle ammonizioni distribuite. Gerson in secondo tempo è stato ammonito, il primo tempo meritava l'ammonizione prima, sono situazioni che ti cambiano una gara nella lettura nel computer, perché ti fanno rimanere in superiorità numerica e poi tu giochi e prendi ancora più un VAR per un cartellino giallo. Mai visto un VAR per un cartellino giallo? O niente, a mio avviso, o l'è rosso, cioè appunto questa è la situazione che magari per quello che penso io era, ma con questo non voglio stare lì a lamentare, però è una constatazione di fatto su quello che si è verificato, a maggior ragione quell'intervento ci ha fatto perdere un giocatore, mi ha fatto obbligato a fare un cambio che magari ne volevo fare un altro su un giocatore che magari stava facendo una buona gara, ci stava dando palleggio, ci stava dando abilità, qualità, e in un momento importante della partita io l'ho perso, quindi non è stato il compenso dell'ammonizione, non è eguagliato a quello della perdita di un giocatore che tra altre cose rischia una frattura aveva la gamba aperta, e quindi non bene. Te lo chiedo per capire, così magari ci spiega un po' di tattica, sul cambio di Antonelli per Zaitz, si poteva passare al 4-3-1-2 magari spostando Veseli a sinistra? No, perché loro stavano giocando a 3 dietro, erano andati a 4 sulla linea di centrocampo con 3 punte davanti, in questo senso noi saremmo andati ancora di più a soffrire sulle scalate dei quarti, un po' come ci è successo con l'Udinese, ti ricordi che siamo andati a 4 giocando con un avversario che ti gioca a 3, ci saremmo abbassati ancora di più e non avremmo creato neanche quei presupposti per risalire e per venire a fare la possibilità di recuperare la partita, di fare il 2-2, ci siamo andati vicini in alcune circostanze a fare 2-2, quello che non dovevamo fare è nella ricerca del 2-2, cosa che abbia fatto bene con l'Atalanta, cosa che abbia fatto bene quando abbiamo ribaltato a Ferrara, cosa che abbia fatto bene magari altre volte, e non perdere il metro nelle distanze, nell'organizzazione, perché poi se ti allarghi e ti allunghi, invece l'istinto di voler fare, di voler andare oltre, di voler andare a fare magari per generosità, non per, ti fa commettere anche qualche errore tattico di sbagliare il metro, e la Fiorentina lì c'è entrata 3 volte in mezzo a campo e non doveva succedere. C'è comunque serenità da parte tua, sì? Serenità, mi gira un po' le scatole. Ovviamente sì, per la partita, mi dispiace per i nostri tifosi, perché volevamo dargli un risultato sicuramente importante e diverso, però abbiamo fatto di tutto per prepararla come le altre partite, per venircela a giocare per il tentativo di vincere. È chiaro che abbiamo ancora margini di lavoro perché dobbiamo crescere e migliorare, ma l'avevamo detto anche prima in tempi non sospetti, quindi continuiamo sul nostro percorso di lavoro. Questi ragazzi devono crescere in fretta, sia anche sul piano delle conoscenze, della conoscenza della categoria, che è diversa dalla Serie B. In Serie A se sbagli un metro, sbagli una presa di posizione, un taglio in ritardo, prendi gol, perché c'hai avversari che ti vengono a leggere queste situazioni e sono forti, e quindi rispetto alla B è questa la differenza sostanziale, e quindi noi dobbiamo crescere velocemente per non andare a far sì che questi episodi ci vadano poi a caratterizzare le partite. Rammarico sul 2-2, sul 2-1 l'occasione clamorosa, la grande parata di Lafon, perché sul 2-2 la partita avrebbe ricambiato ancora
ancora psicologicamente, come diciamo sempre, nelle partite ci sono più partite, è chiaro che sul 2-2 loro sarebbero andati un po' nell'ambiente un po' in apprensione, in contestazione, noi avremmo preso ancora più morale e quindi la partita ce la saremmo andati a giocare anche fino in fondo per portare a casa i punti, i tre punti, però fa parte del calcio, no? Alcune volte va così, sta di fatto che dobbiamo continuare sul lavoro, è quella l'unica medicina.